Poi di recente abbiamo avuto possibilità di apprezzare come l'applicazione della web economy strettamente nel turismo ha prodotto nell'arco di un anno una crescita in Liguria, dati 2013 pubblicati dalla regione Liguria nel suo osservatorio di Liguria Ricerche, ha prodotto dal 2013 al 2012 una crescita degli arrivi della presenza internazionale del 15% di media, che è una crescita molto considerevole, pensando che questi ultimi 10 anni e le previsioni dei prossimi 10 sono analoghe. La crescita dei flussi internazionali con destinazione Europa e destinazione Italia prevede una crescita media dell'8%, quindi una buona performance di questo modello, di questa applicazione. Abbiamo fatto un riepilogo di quello che possiamo definire il ranking della domanda turistica nei confronti del nostro paese a livello europeo e a livello internazionale. Siamo riusciti a identificare una sorta di priorità, no, della domanda internazionale europea verso il nostro paese. E ci sono delle cose nuove, molto interessanti rispetto alle abitudini di un settore che tecnicamente giudichiamo molto assistito dalle istituzioni, con una difficoltà di visione strategica a livello nazionale come a livello regionale. È noto che la competenza del turismo è una competenza costituzionale delle regioni, che abbiamo una difficoltà a fare policy di coordinamento, che abbiamo oggi una grossa difficoltà a intercettare i flussi internazionali. Se è la domanda, l'abbiamo riclassificata in questo modo. Al primo posto non c'è il mare, non ci sono solamente le grandi città che sono ulteriormente un'attrazione turistica come Roma, Venezia o Firenze, ma c'è in generale il grande patrimonio culturale di cui il nostro paese è portatore. E dentro questa definizione di cultura ci mettiamo tutto ciò che appartiene a storia, appartiene ad arte, appartiene al design, appartiene all'eccellenza culturale, che sono sia storiche ma anche di grande attualità tecnico-scientifica. E questa è la notizia, secondo me, più migliore da un lato, ma anche più radicalmente nuova, che ci troviamo a dover affrontare, perché se, come noi facciamo regolarmente, uno va a esaminare i diversi piani del turismo delle regioni o i diversi policy anche di marketing turistico pubbliche e private, non c'è su questo aspetto di principale domanda turistica internazionale del nostro paese, non c'è quella forza, quella capacità di engagement che sarebbe, penso, necessario. Al secondo punto c'è il cibo, anche qui un'accezione ampia e articolata che comprende gastronomia, vino, cultura alimentare, a sapere il cosiddetto buon vivere. Anche in questo caso, forse meno innovativo del precedente, ma certamente anche su questo noi abbiamo una necessità di riarticolare le policy e soprattutto di essere capaci di aumentare la loro spettacolarità, la loro capacità anche di narrazione usando il web. Terzo punto, gli stili di vita italiano. Fatto non solamente proprio di comportamenti, ma fatto di luoghi di vita, fatto di bellezza, di socialità e di grandi eventi, di piccoli e grandi eventi. Al quarto posto troviamo quelli che sono normalmente i fattori di marketing maggiormente utilizzati nei piani turistici pubblici e privati, che sono l'outdoor, inteso come turismo attivo, mare, laghi, monti, parchi, eccetera. Infine, determinato in modo particolare dai flussi emergenti del turismo internazionale, cosiddetti in parte dell'Europa orientale, in parte dell'Estremo Oriente o delle altre parti del mondo più lontane dal nostro paese, la domanda si concentra sullo shopping e non solo strettamente l'alta moda, di cui certamente è molto protagonista, ma anche i prodotti più significativi dell'artigianato artistico, del design e perché no anche addirittura abitazioni di grande pregio, di grande significatività e cultura dei territori in cui sono ospiti.